Lo ricorderemo per un pezzo, questo febbraio del 56. A Roma la neve al suo primo apparire fu accolta con allegria, quasi con entusiasmo. Si trattava di un ospite inconsueta che veniva a rompere la monotonia degli inverni invariabilmente miti. Ma i giorni passano, continua a nevicare e la colonnina del termometro non accenna a risalire. A Napoli la stessa storia. E se in città le cose sono ancora sopportabili, dai comuni dell'interno giungono notizie sempre più allarmanti. Il Matese, Virginia, il Sannio, molti centri dello stesso napoletano sono isolati da giorni e chiedono ansiosamente soccorso. La neve ha raggiunto anche Cagliari. Non ha voluto fare parzialità. Persino la Conca d'Oro è diventata bianca. Il Duomo di Monreale, a memoria d'uomo, nessuno l'aveva visto così. I fichi d'India si pavoneggiano sotto le loro cuffie del Mellino. Intanto negli aeroporti affluiscono i soccorsi per le popolazioni. Dalla Germania occidentale sono giunti appositamente grossi aerei da trasporto americani, i cosiddetti vagoni volanti. Viveri, medicinali, generi di conforto vengono incessantemente avviati alle zone più duramente colpite dai rigori di un inverno senza precedenti. Candidi come la neve scenderanno i paracadute e questa volta la speranza viene dal cielo.